Per una volta devo iniziare un video con delle scuse. La serie dedicata a Kowloon è uno dei progetti che in assoluto preferisco tra quelli che porto sul canale. Mi è dispiaciuto davvero tanto non essere riuscito a inserire tutti i video che avrei voluto dedicarle. Però finalmente ci siamo. In occasione dell'uscita di questo quinto volume è il caso di fare il punto. Prima però piccola digressione per chi fosse nuovo. Nella playlist Kowloon Generic Romance trovate già due video dedicati al seinen di Jun Mayuzuki. Il primo è un video di presentazione. Il secondo è invece un vero e proprio video analisi dedicato agli eventi raccontati fino al secondo volume. Noi oggi che cosa faremo? Riprenderemo il filo della narrazione, evidenziando qua e là le scelte di trama più interessanti inserite dall'autrice, riprendendo appunto gli eventi di trama dal terzo volume in poi. È ovvio quindi che questo sia un video pieno zeppo di spoiler, ma lo dico comunque a scanso di equivoci. Se non li aveste recuperati, vi lascio in descrizione i link per recuperare tutti i 5 volumi. In alternativa potete prenderli su Pagemaster Store, uno store online con cui collaboro, di cui vi lascio il link al sito in bio. Potete utilizzare il codice ENDO per uno sconto. Tra l'altro è ora disponibile sotto i video una nuova funzione, trattasi del Super Grazie, uno strumento che permette di finanziare il canale attraverso delle donazioni. Vi ringrazio in anticipo se doveste utilizzarla. Bene, fatte tutte queste premesse, è il momento di immergerci di nuovo nella storia della nostra Kujirai. A partire dal terzo volume in poi è evidente che la narrazione abbia accelerato il suo ritmo. L'autrice ha finalmente iniziato a farci capire concretamente quali siano le ragioni dietro il mistero che permea la figura di Kujirai e non solo. Anche se, voi lo sapete meglio di me, le domande senza risposta sono ancora tante. E questo quinto volume ne ha fatte sorgere delle altre. Ma andiamo per gradi, cerchiamo di ricostruire la trama e dove possibile anche di teorizzare. In questa operazione facciamoci prendere per mano dai nostri personaggi. Non possiamo che partire, ovviamente, che dalla nostra protagonista, Kujirai, o meglio, Kujirai A. Ora, non vi nego che il dualismo, il contrasto tra la nostra Kujirai e quella del passato è forse l'elemento tematico che ho preferito in assoluto. Non tanto perché fosse inaspettato, anzi, era evidente dall'atteggiamento di Kudo che la Kujirai da lui amata fosse un altro tipo di persona. Eppure l'autrice ha comunque costruito una figura credibile e molto affascinante. Le due condividono alcuni punti della personalità, ma per molti aspetti sono diametralmente opposte. Nelle straordinarie scene flashback è evidente che Kujirai B fosse molto più intraprendente, disinibita, caratterialmente più forte, insomma che fosse un'altra persona. Il che in un certo senso alla larga giustifica anche i momenti di riluttanza che Kudo ha invece nei confronti della nostra Kujirai. Tra l'altro ho davvero apprezzato le tavole più concettuali, quelle in cui Kujirai B viene mostrata come un'ombra nei ricordi agli occhi di Kudo. Molto 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 belle. Ovviamente tutto questo non ci aiuta a rispondere alla domanda principale: chi è e quando è nata la Kujirai di cui stiamo seguendo la storia? Per rispondere a questi interrogativi servirà un intervento esterno, che arriverà ovviamente dalla coppia di personaggi Hebinuma Gwen, che per me sono gli MVP assoluti degli ultimi volumi, figure straordinarie di cui parleremo più in là. Dai loro discorsi capiamo molto e soprattutto possiamo partire per una serie di trip infiniti. Noi andiamo per gradi. Genterra è ovviamente immischiata nel processo di clonazione umana. I cloni, i cosiddetti Zirconian, sarebbero il vero motivo dietro la costruzione della base. Un'idea questa che avevamo sfiorato e che effettivamente ridà. Dov'è invece la sorpresa? Le sorprese in realtà sono due. Uno, Hebinuma sembra avere un ruolo tutt'altro che centrale in questa storia. Noi lo vedevamo come il villain assoluto e onnisciente, e invece non sembra essere così. Certo, lui è al corrente di molte cose. La sua famiglia ha le mani in pasta anche in Genterra, ma non ne è l'artefice. E infatti la presenza di Kujirai per lui è più un'opportunità che un errore di calcolo. È stupito dal tipo di clone che Kujirai dovrebbe rappresentare, se di clone stiamo parlando. Come sapete, diversi elementi, il neo su tutti, dimostrano che Kujirai è diversa da tutti gli altri cloni. E qui arriviamo alla seconda sorpresa, ovvero sia che di cloni ce ne sono altri, molti altri. A detta di Gwen, anche il nostro Kudo dovrebbe essere un clone. Anzi, io inizio a pensare che la Kowloon che fa da base alla nostra storia sia quasi esclusivamente abitata da cloni, anche se per ora sembra esserci un abitante reale, non clone, un abitante che ha ancora il suo passato, Yomei. Ma al di là di questo, ovviamente nel momento in cui diamo per assodata l'esistenza dei cloni, si spalancano le porte verso una serie di domande ancora più precise. In che modo e su quali basi avviene la clonazione? La presenza di un clone presuppone la morte dell'originale? I cloni si concentrano solo a Kowloon? Si inizia a non capire più un cazzo. Anche se devo dire che in questo senso le informazioni ci vengono date sì un po' col contagocce,
gocce, ma sono tutte messe giù bene. Cerchiamo di fare il punto. Prima di tutto, ottima la spiegazione che sentiamo da fare da Miyuki a Gwen, che poi è fondamentalmente un espediente con cui l'autrice comunica col lettore. Sto parlando della lunga digressione delle valigie per spiegare la differenza tra clone, slash doppio e originale. Il concetto è chiaro. Il clone nel contenitore, nel corpo, è identico al suo originale, ma i suoi gusti, la sua personalità, il suo modo di essere si esprimono in modo unico. Non ricalcano l'esperienza pregressa, questo è chiaro. Come è anche chiara la seconda informazione incontrovertibile, ovvero sia il fatto che la presenza di un clone non presupponga la scomparsa dell'originale. La prova è il fatto che Gwen, l'originale, esista ancora, mentre a Kowloon è presente il suo clone. Anche se, e qui va detto, non si capisce se nel suo caso e in quello di Kujirai si tratta di un clone o di un doppio. Questo penso che lo potremo capire soltanto più in là. Tra l'altro, piccola digressione, le scenate di gelosia che fa Gwen a Miyuki per questo motivo sono magnifiche. Spezzano l'austerità emanata da Hibinuma e ci danno modo di conoscere una figura sensazionale. Ma tornando a noi, terzo elemento. Mi sembra anche abbastanza chiaro il fatto che noi di cloni ne abbiamo già conosciuti. Xiao Hei, ad esempio, sembra poter essere un clone. Dice frasi senza senso, riferendosi ad esperienze passate che neanche ricorda di aver avuto. Per quanto riguarda invece la questione Kudo, per il momento ci stiamo affidando soltanto alle parole di Gwen, ma non abbiamo ancora potuto assistere a momenti in cui palesi la sua natura di clone. Però qui, secondo me, c'è una piccola incongruenza. Nel primo capitolo del quinto volume, nella scena del ricordo di Kudo, dedicato al giorno in cui portò Kujirai B per la prima volta nel bar di Gwen, sentiamo Kudo raccontare di quando, ancora in Giappone, venne informato del suo trasferimento a Kowloon, dando per assodato che i cloni non ricordano la vita precedente e soprattutto non sembrano esistere al di fuori di Kowloon. Questa scena in realtà confermerebbe che Kudo sia l'originale. Sono molto curioso di vedere se verrà confermata la natura di Kudo o se c'è altro, ma per le informazioni che abbiamo ora non mi sembra che ci sia spazio di manovra. Tra l'altro, già che ci siamo, la pulce nell'orecchio la metto anche a voi. Non vi sembra che Kudo in molte tavole del quarto e quinto volume assomigli un po' troppo a Hibinuma? Vediamo che succede. Insomma, in conclusione, le informazioni riguardanti i cloni, Genterra, il coinvolgimento di Hibinuma iniziano ad incastrarsi tra loro, anche se lasciano ancora molti spazi vuoti. Ricordiamo che anche se ci stiamo avvicinando alla pubblicazione giapponese, che attualmente conta 6 volumi in corso, la serie non ha una data di fine, quindi non mi aspetto che tutto si incastri perfettamente a breve. Però l'impalcatura, va detto, per il momento sembra abbastanza chiara. Quello di cui abbiamo parlato finora è anche tendenzialmente quello che diciamo sappiamo per certo. Cerchiamo ora di andare a indagare gli elementi che l'autrice ha sparso qua e là e che probabilmente non vanno presi sotto gamba. Nel farlo, torniamo proprio dalla nostra coppia, da Kudo e Kujirai. Penso che abbiate già capito di cosa voglio parlare. Kujirai B è morta. Lo conferma anche Gwen nel discorso ad Hibinuma, nel quarto volume. Quello che spaventa è però ciò che dice Kudo a Kujirai in merito all'argomento. Ora, viene posto come scherzo, come una presa in giro, ma le tavole che accompagnano quell'istante sono studiate per far nascere un vero dubbio al lettore. E se fosse stato davvero Kudo a uccidere Kujirai B? Questo cambierebbe tutto e lo farebbe radicalmente. Certo, se questo evento fosse accaduto davvero, bisognerebbe capire il movente e le circostanze, e a me sinceramente questa cosa fa anche un po' incazzare. Lo avevo già detto nel video precedente. Spero veramente in un confronto tra Kujirai e Kudo, perché se no narrativamente stiamo parlando dell'aria fritta. Mi spiego meglio. Il tema centrale dell'opera è sicuramente l'autodeterminazione, un tema che esce fuori limpido grazie ad una protagonista con un finto passato che deve quindi crearsi una nuova esistenza a discapito di tutto. Nelle scelte narrative questo macro tema è trattato bene. Voler seguire la propria indole, cambiare rispetto alla Kujirai del passato ma mantenerne viva la memoria, che so, ad esempio tenendo il suo vecchio appartamento, ci sta, è tutto giusto. Ma in una situazione del genere così complicata, dopo aver addirittura capito di essere un clone o un doppio, tra l'altro io attraverso una scena anche abbastanza gettata lì nel pranzo di Yomei che parla dell'articolo sugli Zirconian, vabbè, è assolutamente inverosimile non voler avere un confronto con Kudo. Lui potrebbe essere la chiave di tutto e per principio Kujirai decide di non appellarsi, però vuole comunque capire il mistero che c'è dietro. Non è un buco di trama, intendiamoci. Per me, sinceramente, è soltanto una scelta narrativa stupida, una forzatura. E mi dispiace perché in realtà è il vero perno attorno a cui ruota la storia di Kujirai. Guardate, sarebbe bastato dare a Kudo un motivo per il quale non voler rivelare nulla. Ma no, anzi, addirittura Kudo è disposto a raccontare tutto. Mi dispiace, ma questa cosa proprio non mi va giù. Ovviamente non è un difetto sopra il quale non si può passare. La lettura va avanti benissimo così. Però secondo me poteva e doveva essere gestita meglio. Perlomeno per non cadere nel cliché del non detto. Per non mandare avanti una storia così bella e complessa
alla fin fine su una forzatura. Almeno è un espediente per mantenere viva l'attenzione. Ma detto questo, andiamo avanti, perché dobbiamo arrivare al vero grande punto interrogativo che è rimasto aperto. E quindi lasciamo Kudo e Kujirai e spostiamoci sull'altra coppia di personaggi, Miyuki e Gwen. Come vi avevo anticipato, per me sono loro la grande sorpresa dei nuovi volumi. La loro relazione è messa su carta magnificamente. I due sono passionali ma divertenti quando interagiscono. Non si potrebbe pensare a due figure più diverse, ma insieme stanno perfettamente. E infatti, quando la dinamica Kudo-Kujirai risulta un po' stucchevole, perché diciamocelo ragazzi, in tre volumi non è che sono stati fatti chissà quali passi avanti, c'è sempre la coppia Hebinuma-Gwen a riportare alta l'attenzione. E soprattutto abbiamo visto quante informazioni hanno veicolato le scene con i due protagonisti. Ovviamente Gwen ha una sua funzione e secondo me non ha finito di stupirci, ma è evidente che Miyuki Hebinuma riveste il ruolo più importante. Ho trovato molto interessante la sua storia, messa giù velocemente ma bene. Il fatto che non sia l'erede consanguigno della famiglia Hebinuma, il fatto che covi comunque risentimento verso quel padre potente e austero, è tutto al posto giusto. E poi c'è un input che non va dimenticato. Da un discorso in particolare esce fuori una volontà di vendetta nei confronti del padre. Dovremo capire nei prossimi volumi di cosa si tratta precisamente. Tra l'altro, la scena in cui lo scopriamo è forse una delle più belle in assoluto del manga. Sto parlando del quart'ultimo capitolo del quinto volume, in cui Hebinuma rigetta Gwen, che è sinceramente ferito dalle parole del suo amante, e si scaglia contro di lui per baciarlo, ferendolo però. Ripeto, per me i due sono davvero la grande sorpresa della storia. E soprattutto in questo caso mi danno modo di arrivare all'ultimo grande argomento, che ho lasciato apposta alla fine del video. Sto parlando della stessa città murata di Kowloon. Che ci fosse qualcosa di strano nella Kowloon che conosciamo, quello lo abbiamo sempre pensato. In realtà è lo stesso manga che ci porta a dubitarne. I discorsi sulla nostalgia, il fatto che fosse tutto così vetusto, fatiscente. Ora però, dalle semplici sensazioni, stiamo passando pian piano ai fatti. Non voglio gettarmi in una teoria, ma se proprio dovessi, direi che questa Kowloon è come se fosse una proiezione, fatta apposta per essere abitata dai cloni. Una proiezione magari generata proprio da Genterra, che è sempre presente nel cielo sopra la città murata. Fatemi sapere invece nei commenti quali sono le vostre idee, le vostre teorie al riguardo, discutiamone. Comunque sia, gli elementi più evidenti sulla strana natura di Kowloon sono diversi. In primis, in uno dei vari flashback di Kudo, sentiamo Kujirai B ammettere che Kowloon era già stata demolita in passato, nel 94, e che quella in cui sono è invece la seconda città murata di Kowloon. Tra l'altro, tolta l'ultima parte, è tutto vero. La reale città murata è stata dismessa proprio nel 94, quindi non siamo in un universo in cui questo non è mai accaduto, ma siamo in un mondo in cui non sappiamo se fisicamente o a livello di proiezione o altro, Kowloon è tornata a vivere. Perché in realtà però io protendo verso la soluzione della proiezione, o comunque di un luogo virtuale quasi esclusivamente abitato dai cloni? Punto 1, perché non riesco a capire la natura del terremoto avvertito solo da Xiaohei. Sembra un dettaglio ma potrebbe essere molto di più. E soprattutto, punto 2, a causa dell'ultima tavola con cui abbiamo concluso il quinto volume e dai momenti che la precedono. Mentre Gwen si dirige verso la città murata, l'autrice prima ce la fa vedere, seppur fatiscente, ancora intatta, per poi stravolgere tutto un secondo più tardi, mostrandoci la stessa tavola, ma questa volta con una Kowloon ridotta in macerie. Se vi ricordate, questo è lo stesso espediente usato in chiusura del primo volume, in cui ci veniva mostrato il bar in cui lavora Gwen nel suo stato ordinario, per poi invece mostrarci un locale distrutto, pieno di macerie, segnato dal passare del tempo. Io, come molti di voi, avevo dato a questa tavola un'interpretazione figurata, come se l'autrice, attraverso lo spazio, ci avesse voluto far arrivare lo stato d'animo di Kujirai. E invece forse quella tavola nascondeva di più. Si fa sempre più netta un'idea di una Kowloon fittizia, mascherata e generata attraverso un qualcosa che ancora non conosciamo. Qualcosa che dipende direttamente dalla costante presenza di Genterra. In questo caso invece Hebinuma ricopre proprio un ruolo principale, fondamentale. Lui conosce la natura della nuova Kowloon. Non solo perché le sue imprese sono onnipresenti nella città murata, non solo perché insieme a Gwen è l'unico personaggio in grado di entrare e uscirne, ma anche per altri particolari. Su tutti, il fatto che raccomandi più volte a Gwen di non bere né mangiare alimenti provenienti da Kowloon. Insomma, questo per me per ora è il grande mistero dell'opera. È l'elemento che più di tutti mi sta facendo rimanere incollato alla serie. È come se alla luce di tutto fossimo comunque ritornati al punto di partenza. E infatti, anche solo per questo, questo quinto volume rappresenta una vera e propria ventata d'aria fresca per tutta la serie, che ora si trova ad un bivio. Mi aspetto veramente tanto dalla prossima uscita. È il momento di iniziare a mettere i tasselli al loro posto.
Insomma, ragazzi, come avrete capito, per me, al di là di qualche scivolone, Kaolin Generic Romance rimane una delle migliori serie ancora in corso. Era oggettivamente difficile gestire tutti gli elementi di cui si compone l'opera. Già solo far convivere il particolare rapporto che non riesce a sbocciare tra Kudo e Kujirai con tutta la sezione fantasy è un lavoro difficile. Forse ne risente un po' la componente romantica della serie, ma veramente non si può chiedere di più di questo. Soprattutto perché stiamo parlando di una triade di volumi 3, 4 e 5 che ha portato alla ribalta delle figure un po' sopite prima. Ebinuma e Gwen su tutti. So che questo è stato un discorso un po' confusionario, ma con tutto il materiale che dovevo trattare non potevo fare diversamente. Spero comunque che vi sia piaciuto, noi discutiamone insieme nei commenti. Ho lasciato per strada un po' di elementi che comunque non dimenticherò di trattare in futuro, su tutti la piccola sottotrama di Yomei. Ne parleremo insieme nel prossimo video, che sarà dedicato esclusivamente al sesto volume, non appena sarà disponibile. Detto questo, vi ringrazio di avermi seguito fin qui. Ricordo che potete recuperare i volumi anche su Page Master Store con il codice ENDO. Per il resto, non dimenticate di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. We'll be right back.